il mondo attorno a noi sta cambiando e anche la città cambia. Siamo in un mondo che cambia, ce l'ha ricordato il Papa con chiarezza. E non è che Macerata non può cambiare se sta dentro questo mondo che cambia. Omelia di San Giuliano, un appuntamento per riflettere, per dare un messaggio alla città. Il Vescovo invita ad uscire dalle mura in un mondo che cambia. Sì, devo dire che sono state riflessioni profonde, per certi aspetti anche sorprendenti, perché il solco arato dal Vescovo in tutti questi anni era un po' diverso, ma devo dire che sono state le sue parole molto interessanti attorno alla parola cattolico e al significato di quella parola sotto il profilo etimologico. E grazie a Dio, mi verrebbe dire, oltre che grazie al Vescovo, credo abbia provato a esprimere un'opinione che la comunità credo debba saper ascoltare, cercando di non andare verso gli estremismi e cercando invece su questo di uscire talvolta da polemiche che in realtà molto spesso provengono dall'esterno, i problemi che ci attanagliano, come in tante altre città, sono, come dire, arrivano da fuori. Però devo dire che sono state parole molto interessanti e che credo saranno in grado di far riflettere la città. Da Civitanova a Camerino c'è un mondo di piccoli borghi, medie cittadine che si salveranno solo se lo faranno insieme. Per questo è indispensabile incontrarsi, confrontarsi, leggere insieme la realtà ed insieme trovare soluzioni. Il bene comune, che mi sta tanto a cuore, il bene comune da costruire non può essere troppo ristretto, non reggerebbe alla sfida del grande mondo che abbiamo attorno a noi. Qual è il suo messaggio alla città per questa festa, questo appuntamento? Il San Giuliano ospitaliere ha visto come tradizione anche la presenza delle città gemellate e tanti appuntamenti per la città. È un po' il senso di quello che ci eravamo detti la sera del compleanno della città, del 28 di agosto, in occasione del compleanno del 29. Il San Giuliano deve saper raccogliere i sentimenti religiosi e civili di una comunità che sa convivere, ma che sa anche esprimere attraverso la festa dei valori importanti, e quindi lo stare insieme attraverso le mille forme delle bancarelle, ma anche della rievocazione storica nella sua identità, attraverso le serate popolari con le esibizioni di compagnie che parlavano di dialetto, ma anche la festa dei bambini. Insomma, San Giuliano è una festa che deve saper accomunare e soprattutto ogni anno deve far ripartire verso un anno non semplice. Questo stile della guerra perenne contro l'altra parte non è un pensiero buono, non è cattolico, perché non è universale, non pensa in grande, non progetta inclusivamente, non opera in sinergia con molti, non dialoga. Un'Italia tanto divisa, anche all'interno di schieramenti e di alleanze, dentro un mondo sempre più grande, rischia di fare la fine dei capponi di Renzo. Lo so che sono piccolo vescovo di una piccola cittadina, però la verità bisogna che in coscienza la dico. Vorrei consegnare a San Giuliano, alle menti e ai cuori degli uomini di buona volontà, questi miei pensieri nati dall'amore per questa città, per tutta la nostra diocesi, senza giudizi e senza condanne. Il vescovo, come ho detto altre volte, non si schiera, e non me lo chiedete. E non per tatticismo o per interessi, ma per la mia profonda convinzione che un pensiero o un'azione che nascono sentendosi in guerra contro un nemico
non sono cattolici, tantomeno possono essere miei. Io non ho nemici. Non credo che la storia proceda verso il bene attraverso la rivoluzione. Ma come ci insegna la natura, sempre attraverso l'evoluzione. Chi vuole impegnarsi per questo troverà non solo la mia preghiera, che c'è sempre per tutti, ma anche il mio incoraggiamento. Ecco, vorrei che davvero San Giuliano ci aiutasse ad affrontare la costruzione del bene nel nostro territorio con un salto di qualità. Un'omelia che è un appuntamento di riflessione, un messaggio alla città, e l'ha invitato Macerata ad aprirsi, ad uscire dalle mura in un mondo che cambia, a guardare oltre. Sì, perché la realtà deve essere la realtà con cui ci confrontiamo. Dobbiamo soprattutto guardare a un mondo che è già cambiato molto e sta continuando a cambiare. La forza del nostro territorio può essere solo nella capacità di unirci, di agire assieme e di superare quegli confronti e quegli scontri, magari anche tra paesi vicini. Io penso Macerata e Civitanova da sempre sono scherzosamente in guerra. Credo che questa guerra la dobbiamo combattere assieme, se vogliamo veramente dare una prospettiva di futuro, di lavoro soprattutto ai nostri giovani. Ha fatto vari riferimenti, quindi alla città, dall'università anche al turismo, gli appuntamenti e anche gli appuntamenti, il momento politico anche che stiamo vivendo. Sì. Come tutte le realtà, anche questo è un momento di crescita. Io ho detto che non ci possiamo aspettare che una singola risposta risolva tutto il futuro della città. Non può essere una risposta solo il turismo, non può essere una risposta solo l'università, non può essere una risposta solo il rilancio del commercio. È l'insieme che deve ripartire. E questo credo che sia dar parola e dare voce al pensiero semplice e chiaro di tanta gente che vuole una costruzione nella pace piuttosto che un confronto e un costante scontro. Ultima domanda, dopo quindi ritorno anche dalla Cina, come proseguirà anche la sua attività pastorale qui in diocesi? Siamo stati con il vicario generale a far partire la visita pastorale. Adesso la visita pastorale parte sul territorio, a cominciare dall'apertura dell'anno pastorale, che sarà una spiegazione, una conoscenza per tutti anche del calendario e dei ritmi della visita. In circa un anno ci sarà un incontro con tutte le unità pastorali, in qualche modo mi muoverò sul territorio. Come ho già detto, per me ci sono due realtà primarie che voglio incontrare: i malati e i bambini e i giovani, cioè le persone che sono più fragili oggi e soprattutto il futuro. Per cui cercherò davvero di privilegiare questo nell'incontro con tutti.